Castorina, questi tagli alle periferie, insomma, è una cosa inaspettata e che ha nei territori un impatto sgradevole dir poco. Ma certamente un taglio che riguarda 58 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Reggio Calabria, di cui 18 milioni per il borgo di Podargoni, è un grido d'allarme che viene lanciato non solo dal comune di Reggio ma da tutti i comuni dell'area metropolitana rispetto a delle risorse che andrebbero a creare lavoro, indotto, economia, turismo. È un grido d'allarme che viene lanciato anche dal resto d'Italia e anche, diciamo, dall'Associazione Nazionale dei Comuni. Questo è il motivo per il quale oggi, insieme ad alcuni rappresentanti dell'ANCI Giovani, abbiamo ritenuto di lanciare, insomma, questo monito verso il governo rispetto alle misure che devono essere prese e rispetto a quella che sarà l'attività parlamentare necessaria e propedeutica per il ripristino dello stanziamento che era stato previsto. Una situazione certamente complicata e complessa, però che ci deve vedere tutti uniti, al di là dei colori politici, rispetto a delle misure che non possono che avere un beneficio per l'intera area metropolitana. Ecco, secondo lei perché questi tagli? Cioè, in una politica che si evolve, che dovrebbe comunque, così come fa l'Europa, attenzionare le periferie, l'Italia decide di tagliare 4 miliardi. Ma io ho un'idea rispetto a questo. Noi abbiamo è stata fatta una campagna elettorale promettendo flat tax, reddito di cittadinanza e un'altra serie di misure che hanno avuto un grosso appeal nell'elettorato. Nei fatti però queste risorse per questi interventi non ci sono, bisogna trovare le coperture. Oggi ancora questi interventi non sono stati realizzati e si inizia a sforbiciare da tutti i punti di vista e sotto tutti i vari settori. È chiaro che tagliare gli enti locali vuol dire tagliare al futuro delle generazioni, vuol dire tagliare a quelli che sono gli enti di primo livello che si interfacciano col cittadino, e questo è un fatto che ci deve vedere tutti uniti, insomma, rispetto alle azioni che devono essere messe in piedi e messe in campo. Il governo e il cambiamento ha cambiato le carte in tavola e questo è un fatto politicamente rilevante, ma non lo dico da rappresentante di un partito politico, lo dico da rappresentante delle istituzioni e dell'Associazione Nazionale dei Comuni.